Benvenuti, noi siamo gli Asprigas e ci dedicheremo al farmacalcio. Ciao a tutti, benvenuti, noi siamo gli Asprigas. Buongiorno a tutti, scusate la voce che è un sali e scende costante, sono Matteo degli Asprigas, questo è l'appuntamento con il video quotidiano relativo al calciomercato. Come al solito l'invito è quello di iscrivervi al canale e condividere i nostri contenuti. Quali sono le giornate, le notizie fondamentali di giornata sul calciomercato? La prima è sicuramente l'interessamento del Parma su Francesco Cassata, che è un centrocampista, un mediano centrale e che all'occorrenza può giocare anche sulla zona di sinistra del centrocampo, comunque un giocatore che va a occupare la mediana, quindi che copre una delle necessità fondamentali segnalate da mister Iachini sul mercato, un giovane di 24 anni che quest'anno sta trovando poco spazio nel Genoa, prima di Ballardini e oggi di Shevchenko. Questo giocatore sarebbe una richiesta del tecnico. Come vedete, la maggior parte degli interessamenti che abbiamo ad oggi e che vi raccontiamo del Parma riguardano la zona mediana. Quindi Cassata, valutato da Transfermarkt su 1.700.000 euro, pare oggi essere il nome forte per il centrocampo del Parma. L'altra notizia importante di giornata è l'interessamento sempre più concreto della Sampdoria per Dennis Mann. Si lavora ad un'ipotesi di prestito per 6 mesi, eventualmente con un diritto di riscatto. Ovvio che il Parma non è la formula privilegiata del Parma, che vorrebbe inserire almeno un obbligo di riscatto. Si ragiona anche sull'ipotesi di uno scambio di prestiti, con l'ipotesi di trasferimento al Parma di Murru, che è un laterale sinistro che avrebbe quindi anche la necessità e andrebbe a coprire una delle necessità evidenziate da mister Iachini per questo calciomercato. Quindi la posizione di Mann si conferma come quella di un sicuro partente nel mercato di gennaio. Altre trattative di giornata ci dicono che c'è l'accordo fra il Parma e il Cosenza per il trasferimento in prestito di Da Cruz, altro esubero che ormai non rientra nel progetto tecnico del Parma. E poi abbiamo alcune notizie che riguardano sempre il mercato in uscita, ad esempio l'interessamento della Regina per Daniele Jacoponi, che era stato anche accostato nei giorni scorsi a delle formazioni di Serie C, quindi un interessamento anche nei confronti di Jacoponi dalla Regina in Serie B. Abbiamo altre notizie di contorno, come quella che possono essere l'interessamento per Pirlo Junior del Parma o la fine della possibilità di accarezzare l'ingaggio di Cáceres, che uscirà dal Cagliari ma che si sta accordando con un club in Serie A. Queste sono un po' le notizie principali di oggi. Il mercato è ancora abbastanza bloccato, non ci sono particolari movimenti dopo l'ufficialità di Busi allo Stade Reims in Francia, tanto che oggi in cima a tutte le notizie c'è la positività al Covid di Gianluigi Buffon. Quindi queste sono un po' le notizie di oggi, insieme al fatto che può essere che Parma non vada sul mercato a cercare una seconda punta, perché si racconta da chi frequenta Collecchio, che può essere anche che la società e Iachini optino di investire su Mihaila come seconda punta, questo potrebbe anche un po' cambiare le strategie di mercato dei crociati. E vi diamo l'appuntamento stasera per la presentazione del libro Il calcio ai tempi di Tino Asprilla, che faremo con l'autore, che è Enzo Palladini. Io nel frattempo vi do appuntamento domani con l'appuntamento quotidiano sul mercato e vi ricordo come sempre di condividere i nostri video e di seguirci e iscrivervi soprattutto al canale. Grazie a tutti da Matteo e buona serata a tutti dagli Asprillas.